Dato che emerge è chiaramente quello dell'impatto che ha avuto la crisi e i dati guardati nel lungo periodo evidentemente mostrano come l'Italia ha avuto due crisi successive, che dal 2014 c'è un cambiamento strutturale nella dinamica, c'è una relazione evidente tra le politiche da un lato e i dati della crescita del PIL dall'altro. È molto importante mettere insieme tutte le fonti statistiche oggi disponibili sul mercato del lavoro in Italia, perché ci sono tantissime dimensioni che devono essere guardate, analizzate solo avendo questo insieme di fonti statistiche a disposizione. Pensiamo per esempio a quanto siano importanti i dati sui flussi del mercato del lavoro, assunzioni e licenziamenti, per valutare gli effetti di riforme come quelle del Jobs Act. Quindi è davvero importante mettere insieme tutte queste fonti e usarle per anche fare una validazione, cioè controllare. Conoscere il mercato serve per orientare le policy. Naturalmente come agenzia delle politiche attive per il lavoro, per noi è fondamentale conoscere come si muove il mercato del lavoro, quali imprese assumono, su quali competenze, con quali contratti. Quindi per noi è strategico avere un quadro preciso sia del dato amministrativo, cioè quello che risulta dalle comunicazioni ufficiali, sia del dato di indagine, quindi quello che risulta dall'indagine forza lavoro di Istat, per orientare. Parliamo di incidenti sul lavoro. La tendenza generale è una tendenza molto rassicurante, perché dal 2010 abbiamo avuto un notevole trend negativo. Ci sono state recentemente lievi oscillazioni, il dato più rassicurante è che comunque continua pesante la tendenza negativa degli infortuni mortali. Dopo la nota trimestrale, oggi è per la prima volta questo rapporto sul lavoro congiunto. Ricordiamo tutti il disorientamento dei media, della discussione politica di fronte a un'incredibile quantità di informazioni sul lavoro, inevitabilmente con qualche problema di coerenza e armonizzazione. E quindi è motivo di soddisfazione aver arricchito l'informazione, permesso analisi dettagliate su tanti aspetti differenti sul mercato del lavoro.